I bambini e l'acqua sembrano essere fatti gli uni per l'altra, come il burro di noccioline e la gelatina, o i biscotti e il latte. E perché no? L'acqua è divertente. Ma se pensate che nuotare sia divertente, aspettate di aver provato le fantastiche attività che i centri e le località subacquee hanno da offrirvi. Attività che vanno dallo snorkeling allo scuba ranger, alle immersioni subacquee. Ma le attività subacquee non sono solo gioco e divertimento. Ogni nuova attività presenta la propria dose di rischio. Come sapete, il nostro elemento naturale non è l'acqua, ma l'aria. Quindi, ogni volta che entriamo in acqua, c'è il rischio di un incidente che potrebbe portare a qualche lesione, o persino alla morte. Prima di cominciare la vostra nuova avventura, ci sono alcuni rischi di cui voi e i vostri genitori dovete essere al corrente e dovete comprendere. Questo video aiuterà voi e i vostri genitori a ricevere tutte le informazioni necessarie sui rischi e le responsabilità che le attività acquatiche comportano, cosicché possiate scegliere se partecipare o no a queste attività. L'agenzia e le strutture per l'insegnamento della subacquea e il dive leader che offrono queste attività non possono decidere per voi. L'agenzia ha la responsabilità di offrire materiale didattico di qualità, mentre le strutture e il dive leader hanno la responsabilità di garantire che ogni attività venga supervisionata e sia più sicura possibile. L'agenzia, le strutture e il dive leader non sono responsabili della salute fisica e psichica dei bambini. Questa è responsabilità vostra, dei vostri genitori e del vostro medico, se necessario. Come potete vedere, queste attività acquatiche richiedono un buono stato di salute fisica e psichica, proprio come per nuotare. Questo non significa che dovete essere super atleti, ma che dovete essere forti e sani. Quindi se voi o i vostri genitori siete a conoscenza di qualche problema medico che vi riguarda, è meglio che consultiate un medico prima di partecipare a qualsiasi attività acquatica. E dal momento che queste attività si svolgono nell'acqua, dovete sapere come si nuota. Non è necessario essere grandi nuotatori, basta essere a proprio agio nell'acqua. Quindi anche se siete molto eccitati all'idea di partecipare allo snorkeling o alle immersioni subacquee, i vostri genitori devono prendere la decisione definitiva in base alla vostra salute fisica, psichica e alla vostra capacità di nuotare. Anche se lo snorkeling e le immersioni subacquee sono estremamente divertenti, voi condividete la responsabilità di assicurarvi il divertimento e la vostra sicurezza. Cosa più importante, dovete ascoltare il vostro dive leader e seguire le regole. Il vostro dive leader è lì per aiutarvi a imparare e farvi divertire, quindi dovete sempre seguire le sue istruzioni. La comunicazione è molto difficile sott'acqua. Dal momento che voi e il vostro dive leader non potete parlarvi, imparerete alcuni segnali manuali che vi aiuteranno a comunicare. È molto importante che voi guardiate spesso il vostro dive leader e che prestiate attenzione a tutti i segnali. Se non lo fate, potreste non cogliere qualcosa che il dive leader sta insegnando. Dovete anche stare insieme al vostro gruppo e al compagno che il dive leader vi assegnerà. Voi e il vostro compagno vi controllerete l'un l'altro. E poi è più divertente immergersi con un compagno. Se passate molto tempo in acqua, potreste cominciare a sentire freddo, malessere, stanchezza o fame. È vostra responsabilità far sapere al vostro dive leader come vi sentite. Ricordate, il dive leader può sapere solo come apparite, non come vi sentite. Se in qualsiasi momento non vi sentite di continuare l'attività, è meglio fermarsi o fare una pausa per riposarsi. L'uso scorretto della vostra attrezzatura può causare un incidente, quindi dovete seguire attentamente tutte le regole e prendervi cura della vostra attrezzatura. Se siete così fortunati da poter fare snorkeling o immersioni subacquee nell'oceano, dovete ricordare che alcune delle piante e degli animali possono pungere o mordere. La regola più sicura è guardare e non toccare. E non stuzzicare o ferire in alcun modo la vita marina. Le immersioni subacquee e le altre attività acquatiche comportano tutte un elemento di rischio, ma le istruzioni che ricevete possono ridurlo di molto. Ogni anno milioni di persone partecipano ad attività di snorkeling e a immersioni subacquee e il numero degli incidenti è estremamente basso. Ricordate, ogni attività che aggiunge qualche avventura alla vostra vita aggiunge anche qualche rischio. Sebbene i rischi non possano mai essere eliminati completamente, se vi prendete seriamente la responsabilità di seguire le regole, ascoltare il vostro dive leader, rimanere vicino al vostro dive leader e al vostro compagno, far sapere al vostro dive leader se avete freddo, se siete stanchi o affaticati, non utilizzare in modo scorretto la vostra attrezzatura, stare lontani dalla vita marina, avrete maggiori possibilità di essere al sicuro e di divertirvi.
Ora voi e i vostri genitori siete stati informati dei rischi che le attività acquatiche comportano, ma potrebbero esserci alcune domande specifiche riguardo le attività a cui volete partecipare. Voi e i vostri genitori dovete parlare con il vostro dive leader prima di firmare l'autorizzazione e iniziare l'attività. Voi e i vostri genitori dovrete decidere se partecipare o meno, e se la risposta è sì, preparatevi. Il divertimento sta per cominciare.